Salve amici, siamo nel bellissimo lago di Como perché oggi il nostro servizio parlerà di una squadra che ha fatto benissimo nel secondo girone ma che sembra condannata alla Serie B. Oggi in Lombardia per Calcio Fans, il Como Calcio. Talk to me, lover, and try and tell me what is wrong. Oh, we are loving one another, and to you I do belong. Got the feeling, the vibration, got the feeling, the vibration. Per il Como si può dire che è un'andata annata difficile, ma un secondo girone molto positivo, o sea, dispiace vederli là sotto nella classifica quando avete fatto un buon secondo girone. Sì, è vero che abbiamo completamente mancato questo primo girone d'andata perché fare 5 punti su 17 partite è una cosa che pochissime squadre sono riuscite a fare, noi siamo riusciti a fare, abbiamo avuto solo sconfitte, 5 pareggio, credo che abbiamo mancato questa prima parte per diversi motivi, è vero che secondo campionato che abbiamo iniziato va molto meglio, facciamo risultato, siamo più concreti, più decisi. È vero che è un peccato, è vero che è un peccato. Ma tu sei un giocatore di molta esperienza qua nel calcio italiano. Viene il rammarico per te al vedere che si poteva fare meglio e che già quasi siete condannati alla Serie B? Ma è vero che il rammarico... E le conti le facciamo alla fine perché rimane ancora 6 partite, le speranze è sempre lì, però è vero che se facciamo e guardiamo quello che abbiamo fatto prima, molto rammarico perché c'aveva giocatori, un gruppo di giocatori sicuramente che poteva fare molto meglio e essere tranquillamente dalla metà classifica, però il calcio non si parla, si fa e a questo punto doveva fare noi le punti in campo. Sembra che dal momento che è arrivato mister Fascetti anche ha cambiato qualcosa. Tu dentro lo spogliatoio come hai vissuto questo cambiamento? Allora, credo che quando c'è un cambio d'allenatore è un dispiacere per l'allenatore che va via perché è una brava persona e lui sicuramente è un punto, però siamo noi che andiamo in campo. Lo fatto di avere un allenatore come Fascetti che ha molto esperienza di questo tipo di lotta, diciamo, per salvarci, ha portato più grinta, più forza, più concretezze e credo che sia visto nella seconda parte del nostro campionato. Per finire l'ultima, per te, come valuti questa stagione e cosa pensi per la prossima che viene? Quali sono i tuoi piani? Ma a valutare credo che dobbiamo aspettare la fine, perché sicuramente se scendiamo non è una cosa positiva, perché anche per un giocatore che gioca tutte le partite, alla fine noi dobbiamo guardare il risultato, perché noi siamo lì per fare il risultato, per vincere la partita. Se non riusciamo a fare quello che era all'inizio l'obiettivo principale di questa squadra, era si salvarci. Se non siamo riusciti abbiamo sbagliato un 100% del nostro campionato e del nostro obiettivo. Dopo una cosa personale bisogna vedere alla fine dei conti, perché per l'anno prossimo per il momento non c'è niente di concreto. Il rammarico è quello di aver perso tanto tempo all'inizio, purtroppo poi in Serie A, qui in Italia è difficile recuperare tanti punti come la nostra classifica purtroppo è, però insomma noi ci proviamo fino alla fine. Almeno matematicamente c'è la speranza ancora, e anche perché state giocando bene. Sì,
c'è sempre una speranza. Il calcio italiano, poi, di sorprese tutti gli anni ce ne sono sempre state. È difficile, lo sappiamo, però abbiamo il dovere di onorare il campionato fino alla fine. La settimana scorsa una buona partita contro il Perugia e alla fine quel gol imparabile per te, sfiga anche. Sì, le annate storte sono anche condite anche da questi episodi. È un peccato perché tre punti di sabato con il Perugia sarebbero stati importanti, perché adesso giocando con Udinese e Modena avevamo la possibilità di agganciare qualcuno. Raccontami un po' l'importanza che ha avuto il cambio di allenatore. Il mister Fascetti mi sembra che ha dato una svolta a questa situazione del Como. Sì, purtroppo prima si era rotto qualcosa. Come sempre nel calcio poi paga l'allenatore, ma questo non vuol dire che le colpe siano solo esclusivamente dell'allenatore. È chiaro che il cambio con una persona poi di esperienza come il mister Fascetti ha dato un po' la scossa all'ambiente e ha quadrato così un pochettino i conti che prima non tornavano, e abbiamo incominciato a disputare delle buone gare. C'è anche da dire che è cambiato anche qualche giocatore, sono arrivati due attaccanti importanti come Amoruso e Caccia, che questo insomma per la squadra ha dato dei grandi vantaggi. Per finire, per te come valuti questa stagione e cosa pensi per la prossima? Ma speriamo insomma di avere la possibilità di giocare ancora la prossima, visto che ormai comincio ad avere una certa età, però mi diverto ancora, mi piace giocare a calcio e spero di avere la possibilità di farlo ancora. Questa stagione comunque sia un'esperienza importante. Sì, un girone di ritorno discreto, perché il girone d'andata purtroppo la squadra è riuscita a accumulare solo 7 punti, invece il girone di ritorno abbiamo vinto più che altro facendo le buone prestazioni. Peccato che in casa contro il Perugia e contro il Brescia sono mancati 3 punti, però la squadra si è dimostrata di essere una squadra viva e non morta, quindi peccato che ci ritroviamo in coda alla classifica. Il piano personale, hai segnato un gol importante contro il Perugia, anche una cosa speciale per te, bisogna dirlo. Sì, era una partita a cui tenevo molto per i precedenti che c'erano stati in questi 6 mesi prima che arrivassi a Como. È arrivato un gol, ho sperato nella vittoria fino all'ultimo, ma c'è stato il gol beffa di Miccoli che insomma ci ha deluso tutti. Tu sei un calciatore di molta esperienza nel calcio italiano, come si fa in questa giornata che voi potete fare molto ma anche niente, nel senso che siete quasi condannati, anche matematicamente ancora no, indipendente dello bene che potete fare? Effettivamente è difficile affrontare queste partite sapendo di essere in una condizione di classifica non buona, però da professionisti che siamo dobbiamo sperare e lottare fino alla fine, prima di tutto allenandoci bene durante la settimana e trovare gli stimoli giusti, e poi ripeto, cercando di non regalare niente a nessuno. Per finire, nel piano personale, come valuti questo secondo girone e cosa pensi per la prossima stagione per te? Ah, personalmente penso insomma di star facendo bene, aver fatto gol che hanno portato anche punti importanti al Como. Poi ripeto, sono contento di essere venuto qui nonostante la classifica non buona, però subito l'allenatore e la squadra hanno messo in condizione di giocare bene, io ho risposto bene sul campo, quindi ora non so, cerchiamo di far bene queste 6 partite, poi non so quale sarà il mio futuro, sinceramente non lo so. Bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro servizio a Orsenigo, in provincia di Lombardia, dove si allena il Como, una squadra che sta ancora lottando per la salvezza, il grande sogno di questa stagione. Per Calcio Fans, Francisco Sagredo.